di stare attenti, di fare come ha fatto mia nonna, quindi nel momento del bisogno di chiamare, qualsiasi persona sia, che sia un amico, il primo numero che viene in mente, chiamatelo, perché è importante. A mettere in guardia altre potenziali vittime è la nipote di un 81enne a retina che fortunatamente è riuscita a non cadere nella truffa dello specchietto. Si tratta di un raggiro ormai frequentissimo che ha per vittime gli automobilisti ai quali gli impostori chiedono denaro per riparare un presunto danno causato all'auto dello stesso truffatore anche se in realtà l'incidente non è mai avvenuto. L'anziana si trovava nel parcheggio di un supermercato quando le si è affiancata un'auto grigia all'interno un uomo che non è mai sceso dalla vettura. Mia nonna già soffre di un abbassamento di udito, quindi diciamo che questa persona sicuramente l'aveva già adocchiata. Eh, fatto sta che compare sulla macchina di mia nonna un segno nero, cosa che mia nonna non ha sentito nessun tipo di botto né nulla. E quindi questa persona gli dice guarda che eh, tu me l'hai rotto perché c'è questa strisciata, poi gli dice tranquilla tanto va via, al che questa persona fa un giro di chiamate alquanto strane perché prima eh, diceva di chiamare il concessionario e poi il meccanico e dicendo quindi che la rottura di questo specchietto sarebbe costata sui 500 euro, eh, poi siamo passati a 350. E, eh, al che mia nonna rimane un attimo sbalordita di questa cosa e, e niente, lui gli dice beh se non c'è questi 350 euro perché mia nonna, ovviamente, dice non li ho, devo prendere la carta. A questo punto, l'anziana ha deciso di prelevare il denaro chiesto dal truffatore. Poi, per fortuna, ha pensato che potesse essere una truffa, quindi questi soldi, grazie a Dio, sono rimasti a lei. L'81enne, fortunatamente, è riuscita ad allontanarsi e a chiamare i familiari per farsi aiutare. È anche caduta mentre tentava di raggiungere la sua auto si è fatta un po' male però ringraziando Dio sta bene e questa persona poi abbiamo fatto il giro siamo andati a denunciarlo ai carabinieri a quanto pare anche vedendo sul post che ho messo su Facebook sembra che a qualcun altro sia successo purtroppo e è comunque un uomo con i capelli neri e baffi eh, di carnagione comunque chiara. La macchina era più o meno quanto una golf, metallizzata, grigia e diciamo la cosa peculiare: se così possiamo dire, è l'accento meridionale.